Palerme, un homme a marqué l'histoire de la ville. Et dans la capitale sicilienne, personne n'a oublié son nom. Sì, certo che mi ricordo chi è Buscetta. Era un mafioso, un camorrista, come lo vogliamo chiamare. Vabbè, Tommaso Buscetta. Lo so. Il pentito. Ma non so se è vivo o è morto, non lo so più. Che è stato preso. E da lì niente. Aspetta, no, perché mi sei simpatico? 5-0! Se lo vuoi disprezzare a qualcuno, dice, se Buscetta. Ah, mascherina. Se Buscetta. Se vuoi disprezzare a qualcuno, dice, se Buscetta. Significa che sei... Se lei Buscetta è stato pentito. Il primo pentito della mafia. Buscetta, tirate! Totò, vieni qua pure tu. Vai, dobbiamo esserci tutti. I picciottenni pure qua. Vai, per questa bella famiglia e per questa pace che non va a finire mai. Il film inizia con una grande festa. In questo senso qualcuno mi ha detto, ricordava un po' la festa del Padrino di Coppola, no? In una grande villa. Buscetta, che poi è uscito dal carcere. I giochi di potere della mafia stanno cambiando e lui sente il pericolo di essere ucciso dalla mafia vincente, che è la mafia di Reina, la mafia dei Corleonesi. Il film di Marco Bellocchio commence in Sicile en 1980. Cosa Nostra, à l'époque la mafia la plus dangereuse du monde, est en pleine crise interne. Deux familles se disputent le contrôle de l'organisation criminelle. Celle de Palerme, dont fait partie Tommaso Buscetta, et celle de Corleone, petite ville voisine, sous la coupe de Totò Riina. Totò Riina, la famiglia stava lì, però sì. Lui potrebbe chiedere di stare in quell'angolo. Magari tu ti sposti. No, dove stava? Dans Le Traître, son 26e long métrage, le cinéaste italien s'inspire de l'histoire vraie de Tommaso Buscetta, alias Don Massino, un caïd de la mafia sicilienne. En pleine guerre des parrains, menacé de mort, il fuit l'Italie pour se réfugier au Brésil. Arrêté par la police brésilienne, Buscetta sera le premier criminel de son rang à briser l'omerta. Ces révélations au juge Falcone mettront Cosa Nostra à genoux. La prima volta lo incontrai nel 1971 al carcere di Palermo. Lui era un personaggio molto, diciamo, molto furbo, molto intelligente, aveva una parlantina. Cioè, era uno che subito si creava simpatie. Buscetta e tutte quelle persone che entrano nella mafia era stato
come uno, un killer, ma un killer di quelli importanti, che lui era amico, diciamo, di tutti i più grandi mafiosi. Tommaso Buscetta naît en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme. Fils d'un artisan vitrier, il est le plus jeune d'une famille de 17 enfants. Quand il rejoint Cosa Nostra, il est encore adolescent. Ma allora la mafia che cos'è? Quando io sono entrato a far parte, che per me era una curiosità entrare a far parte, mi sono accorto che non c'era niente di tutto quello che pensavo io. Ma non si torna indietro dopo il giuramento, non si può tornare indietro. Allora, Buscetta è stato uno degli ultimi rappresentanti della grande vecchia mafia siciliana. Quando si parla di vecchia mafia si fa riferimento al fatto che poi negli anni Ottanta nascerà una nuova mafia, una mafia corleonese, una mafia feroce, dedita allo sterminio, allo stragismo, che non aveva niente a che vedere con la mafia originaria. Tommaso Buscetta a un profil atypique parmi les mafieux. Esprit libre, intarissable séducteur, divorcé deux fois, il sévit aussi aux États-Unis et en Amérique latine. Ce qui lui vaudra le surnom de boss des deux mondes. Tommaso Buscetta era molto più importante in Cosa Nostra del ruolo che svolgeva. Lui non era un capo. Lui era un soldato, con questa sua faccia da indio, gli occhi mobili, intelligenti e sicuramente, ripeto, una persona dal carisma che in Cosa Nostra, secondo me, almeno a mio parere, non ha mai avuto uguali. Marco Bellocchio, géant du cinéma italien, è un adepte dans ses films des drames intimes et des conflits de famille. Dans Le Traître, c'est cette fois-ci à la famille mafieuse qu'il s'intéresse. Une idée soufflée par son producteur. Interessato come cittadino, come uno che legge i giornali, che guarda la televisione, ma non ho mai pensato di fare fino ad allora un film sulla mafia. Ho capito che il personaggio poteva interessarmi, ho capito che c'era un collegamento, una connessione anche con quella che è stata, è la mia vita. Non è che io mi sono identificato con Buscetta, col traditore, però per me nella mia vita il tradimento è stato un po' come per Buscetta, qualcosa che mi ha fatto evolvere. Io ho tradito, per esempio, la Chiesa Cattolica, io ho tradito la mia tradizione, la mia educazione cattolica per scegliere una libertà di pensiero. Quello è stato un tradimento, perché andavo, mi confessavo, mi comunicavo, andavo in chiesa, non ci sono più andato. In questo senso ho tradito, ma è stato un tradimento molto positivo. Tutto bene? Tutto certo? Tutto tranquillo, signor. En dehors de l'actrice brésilienne Maria Fernanda Candido, qui joue la femme de Buscetta, Marco Bellocchio a privilégié un casting sicilien. Et il a confié le premier rôle à Pier Francesco Favino, l'une des plus grandes stars du cinéma italien. La vedi così? Sì, no. Sì, si vedeva tantissimo. Si vedeva molto, no? Voglio dire, quasi troppo. Per farne un'altra un po' di meno. Ah, ok. Pier Francesco Favino. Quando ho saputo che Marco avrebbe fatto un film su Buscetta, ho pensato che fosse una, che sarebbe stato sicuramente una cosa molto particolare. E quindi volevo assolutamente farlo. In più pensavo anche fisicamente di essere adatto. Come quasi sempre, quando si va a recitare una persona realmente esistita, di cui le persone hanno memoria, quello che mi interessa è perché fanno
uso della voce, del corpo, in un certo modo? Perché si vestono in un determinato modo? Cioè, che cosa vogliono ottenere dagli altri? A cosa serve loro? E quindi probabilmente ti serve iniziare da un percorso di imitazione. No, il mento è questo qua, che però più o meno, se vedi, cioè comunque è rimasto un po' quello che è il... più o meno il tuo viso, insomma, quel mento qua, ho tenuto ancora il buco di dentro. Andiamo a colorare quello, certo, e poi vediamo. Sono andato a parlare con persone forse meno vicine al cinema, diciamo, e ho iniziato a farmi un'idea di lui. Sono riuscito a trovare dei materiali inediti, ho letto tutti gli atti dei processi e ho piano piano cercato di intuire fondamentalmente quello che fa un attore, il perché delle sue scelte. Le traître a nécessité de longs mois de préparation pour reconstituer la vie incroyable du premier grand repenti de la mafia sicilienne. L'équipe du film est allée rencontrer les protagonistes de cette affaire et notamment les magistrats. L'incontro con Marco Bellocchio, ma anche con Favino, con l'interprete di Buscetta, è stato molto, molto interessante da entrambe le parti. Quello che mi ha impressionato è stata la preparazione di Favino e poi soprattutto la sua dizione, quel misto di portoghese e siciliano, quell'accento che lui è riuscito a prendere in maniera perfetta. Se io chiudevo gli occhi potevo sentire la voce veramente quella reale di Buscetta. Stefano, io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Obrigado, obrigado. Quando Bellocchio decise di fare questo film, venne a Palermo, abbiamo avuto una lunga conversazione, mi ha fatto molte domande e io sono tornato a casa con la sensazione che Bellocchio, insomma, molto non sapeva, non aveva capito. Dopo due o tre mesi, Bellocchio torna a Palermo, rimango sorpreso dalla professionalità di Bellocchio, perché Bellocchio non era quello del primo incontro. Bellocchio era uno che aveva capito un sacco di cose. Questi sono film che devono partire, per me, dalla storia. Anzi, io ho cercato fino alla fine di trovare sempre dei riscontri veri di quello che lui diceva o faceva. Naturalmente collocati in modo diverso, è chiaro che a seconda delle esigenze drammaturgiche del film. Naturalmente poi ci sono tutta una serie di spazi segreti che noi abbiamo dovuto riempire, coprire, inventare, ecco, in questo senso, la dimensione più privata. Nel momento in cui c'è una struttura, un'architettura forte e sostanzialmente vera, in questa come un po' in tutti i film, cerco di muovermi liberamente. Le film nous plonge dans les années les plus noires de la Sicile. Au début des années 80, les Corleonais veulent mettre la main sur le trafic d'héroïne. L'ascension de leur chef, Toto Riina, dit le fauve, à la tête de Cosa Nostra, se fait dans la violence et les règlements de compte. C'est le bain de sang à Palerme. La guerre des mafias fera en quelques mois plus de 1000 morts, dont des femmes et des enfants. I killer da una parte scorazzavano da una parte all'altra della città.
uccidevano soprattutto mafiosi, altri mafiosi, ma talvolta uccidevano anche poveri innocenti e soprattutto esponenti delle istituzioni, come poteva essere un magistrato, un investigatore o un esponente politico. Questa città quindi era terrorizzata da questa gente in armi che uccideva all'alba, ti faceva ritrovare i morti incaprettati dentro le auto, che continuava a estorcere denaro ai commercianti, agli imprenditori. In sostanza era una città totalmente ostaggio di Cosa Nostra. Ma che stai cancellando? Passo a mia moglie. Pronto? Masino, caso. Masino. Che sta succedendo? Masino. Lo chiamai, se è calo? Cacetto, che chiamavo, per non mi risponde mai. Masino, a venire in casa. Sono i nostri figli, sono i tuoi figli. Veriero, capisci? Tutti quelli appartenenti alle famiglie che rifiutavano il primato dei Corleonesi venivano ammazzati. Buscetta apparteneva a una di queste famiglie. E avevamo delle intercettazioni telefoniche che confermavano il tentativo di ucciderlo in Brasile. Non riuscendo in questo, gli ammazzarono due figli maschi che con la mafia non c'entravano niente, il marito della figlia, un fratello, il figlio di un fratello e il marito di una sorella. Tutti uccisi per punire Buscetta e non riuscendo a uccidere Buscetta. Il film, dove ci sono un certo numero di omicidi, ma tutto è molto sbrigativo. Io ho pensato che non bisognasse perdere tempo. La mafia uccide così in modo, direi, sbrigativo. Non è che non ci sono dei grandi preliminari, appunto. Il grande Sergio Leone, prima di un assassinio, avrebbe impiegato 5 minuti. No, qui, che è un altro stile. Le cifre sono state inserite per due motivi. Uno, per dare la sensazione di quanti, di che cosa è stato quel momento in cui morivano 10 persone al giorno, cioè cose mai viste. E la seconda cosa era anche per dire, ok, Buscetta è in Brasile, ma in Italia la guerra continua e quindi questi numeri continuavano a girare mentre lui era andato via. Une grande partie du film a été tournée à Palerme. Utiliser des décors réels pour des scènes sensibles n'était pas sans risque. Quando giriamo la scena dell'attentato a Contorno, quello che si salva, abbiamo girato nella vera strada dove avvenne a Palermo, che è una zona piuttosto ancora, diciamo, pericolosa in un certo qual modo. A fine giornata mi chiamano, mi dicono puoi venire al campo base perché c'è una persona che ti vuole parlare. E vado ed era uno che diceva ma voi state raccontando una storia che mio padre ha vissuto, mio padre conosceva Buscetta, questo non va bene. Quindi un discorso strano che io non ho ben capito. C'era però qualcosa per cui si insinuava che non andasse bene. E gli disse no va bene, per adesso va bene, poi ci rivedremo. Fortunatamente era l'ultimo giorno di riprese a Palermo, quindi poi siamo tornati a Roma. Marco Bellocchio filme les gangsters de manière réaliste, avec distance. Le cinéaste offre ainsi une image démystifiée de la mafia, à l'opposé de la représentation romantique habituelle des réalisateurs italo-américains spécialistes du genre, comme Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola. C'è sempre il rischio quando si parla di quel mondo lì di farlo diventare un mondo glamour. C'è sempre il rischio che uscendo dalla sala tu voglia un po' avere quel potere.
Mentre la mafia è questo, è un gruppo di contadini. Molto intelligenti, molto scaltri, molto potenti. Come Marco li ha descritti, io lo trovo molto bello. Cioè, si sente la terra, si sente l'ignoranza, si sente l'arroganza, la violenza, se la violenza è nei comportamenti anche tra di loro, delle persone. È un mondo affascinante, però quando finisci il film non hai voglia di essere nessuno di loro. E questo è molto importante. Io li guardavo da dietro i vetri della finestra. Marco Bellocchio, cinéaste engagé et provocateur, è l'un des observateurs les plus critiques de la société italienne. Vabbè, qui bisogna andare a cercare un attacco musicale, perché questo passaggio... Quindi combiniamo storie... Dans sa longue filmographie, entamée en 1967, le réalisateur du sulfureux Diablo Corps s'est attaqué au pouvoir écrasant de l'Église en Italie, au terrorisme des Brigades Rouges, à la connivence entre grande presse et milieux politiques, ou encore à l'histoire du fascisme. Ses 14 derniers films ont été montés par Francesca, sa femme. A me sembra che lui fa dei film che sono sempre in presa diretta con ciò che il mondo sta raccontando, cioè non lo sento fermo. Marco non è fermo, cioè è sempre in movimento. Il mio rapporto con Marco non riesco a staccarlo, è professionale e privato, cioè il lavoro è una parte integrante molto forte del nostro rapporto, cioè è nato e va avanti anche su questo, cioè noi siamo molto legati anche dal lavoro. Da o signora, da questa, la pace. Grazie. Tutta questa sequenza dovrebbe essere un po' stretta. Marco ha un rapporto particolare con il montaggio, cioè all'inizio fa molta difficoltà a iniziare il lavoro, a entrare nella fase, perché lui è più da set, lui ama il set. Ma d'altro canto poi, una volta iniziato, lui è veramente molto creativo, molto recettivo. Non è uno che dice, sai, è affezionato a ogni fotogramma che ha girato. No, lui se serve ha proprio una capacità di essere molto tranchant. Ok, questo non serve, via. Ficacchi. Calma, calma. Vou colocar no chão, calma. Tommaso Buscetta est arrêté en 1983 au Brésil pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Para surpresa geral dos fotógrafos, sem dizer nenhuma palavra. Pela expressão do senhor, dando risada numa hora dessa, parece que o senhor está bastante tranquilo. Ou seja, as acusações não procedem, o que é que acontece? Prima di collaborare Buscetta, lo volevano fare parlare. E lo volevano fare parlare torturandolo. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Il film mi è piaciuto perché io già sapevo delle scene, quando si vede Buscetta nell'elicottero che ci tirano le unghie e fanno finta che stanno buttando a Cristina dall'elicottero. Questo già me l'aveva raccontato a me Buscetta, che era effettivamente vero. C'est le célèbre juge Giovanni Falcone qui est chargé du dossier Buscetta. A 44 ans, ce magistrat palermitain fait partie du pool anti-mafia tout récemment créé. En centralisant toutes les enquêtes sur Cosa Nostra, cette unité s'est vite révélée d'une redoutable efficacité. Falcone andò subito in Brasile, e quindi Falcone andò solo.
a interrogare un mafioso che era stato catturato, come tanti altri, insomma. Nessuno pensava che Buscetta potesse collaborare con la giustizia. Quindi lui decise di collaborare, questo non va mai dimenticato, non perché improvvisamente decise che la giustizia doveva trionfare sul fenomeno mafioso, affatto. Lui decise di collaborare per consumare una sua vendetta. Occhiali scuri, aria distaccata e le manette nascoste da una coperta, così è arrivato all'aeroporto di Fiumicino il boss mafioso Tommaso Buscetta. Il boss mafioso, prima di partire, aveva tentato il suicidio. Un momento di debolezza o la convinzione che stavolta difficilmente sarebbe riuscito a tornare in libertà? Je m'amuse un peu à faire à dessiner un peu. Par exemple, ça c'est une image de Buscetta qui est en train de sortir de l'avion, qui l'amène de Rio en Italie, où va commencer à collaborer avec le juge Falcone. Ici, ça c'est une image qui n'a pas été tournée pendant le film. Infatti c'è scritto una sparatoria immaginaria contro Buscetta. Forse è il suo pensiero, come se tanti mafiosi lì all'aeroporto gli avessero sparato contro. All'inizio volevo fare il pittore, quindi mi è il dipingere, il disegnare, il mi è più naturale che non lo scrivere. Io poi sono costretto a scrivere, però è un lavoro, mentre disegnare è anche un divertimento, ecco. Il disegno mi suggerisce delle immagini poi da trasferire quando girerò la scena. Però quelli sono... Io quando avevo 20 anni dipingevo e c'è qualcosa di cose che io poi ho abbandonato come pittore. A me piaceva essere attore, fare l'attore, quando avevo 20 anni. Allora sono venuto a Roma e ho fatto un concorso, sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia, e come attore, lasciando l'attore. Perché alcuni, come non so, Moretti, fa sempre tutte e due. No, io allora li ho lasciato. L'un des moments déterminants de l'histoire de Buscetta est son audition par le juge Falcone. Une succession d'entretiens et de révélations qui vont changer le destin de ces deux hommes, désormais les principaux ennemis de la mafia. Bene. Iniziamo. Non sono un pentito. Ci hai ripensato? E confesso che sono un po' sorpreso, credevo che volesse collaborare con la giustizia, che fossimo qui per questo. Non sono uno spione, non sono un infame. Sono stato un uomo d'onore, sono pronto a pagare il mio debito con la giustizia. E questo è vero, è storicamente vero. Lui ha messo parecchio tempo prima di parlare, il raccontare a un giudice, cioè al massimo nemico, le vicende. Ma non un rischio, è proprio un salto, un passaggio straordinariamente lacerante per un mafioso, insomma. Interpretare Giovanni Falcone in quanto siciliano e palermitano certamente mi fa sentire una responsabilità grossa, perché Giovanni Falcone rappresenta un eroe senza se e senza ma. Io credo che Marco Bellocchio abbia scelto me per interpretare Giovanni Falcone. Sicuramente a lui non interessava la somiglianza fisica, interessava restituire qualche cosa della sua umanità, sicuramente del suo sguardo, dei suoi occhi. Mi disse: devi cercare semplicità,
devi sentirti libero. Nessun fronzolo, nessun narcisismo possibile. Tre famiglie formano un mandamento con il suo capo mandamento. E al vertice di questa piramide, al punto più alto, c'è la commissione, con il suo capo commissione che viene eletto da tutti i soldati di tutte le famiglie. Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra, quella antica, più di 40 anni fa, che ero bambino. Lui non rinnegò mai il fatto di essere un mafioso. Anzi, lo rivendicò. E disse che lui era sempre rimasto fedele al codice mafioso. Nel codice mafioso non è previsto che tu ammazzi magistrati, poliziotti o esponenti della politica. Infatti non era mai accaduto sostanzialmente. E quindi lui accusava Riina, Provenzano e tutti quelli che avevano invece scelto questa strada, diciamo, di avere tradito loro il codice mafioso, al cui lui era rimasto fedele. Di Cosa Nostra nessuno sapeva nulla. Fino all'inizio degli anni Ottanta nessuno sapeva nulla. Insomma, Tommaso Buscetta era un libro aperto, era un'enciclopedia sui segreti di Cosa Nostra, sui segreti della mafia, sulle relazioni inconfessabili che la mafia aveva saputo costruire con il mondo politico, con il mondo imprenditoriale. Le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta furono un terremoto per Cosa Nostra. Perché lui si pente con Falcone? Perché per la prima volta si trova davanti un magistrato italiano che vuole combattere la mafia. Tutti i magistrati che lui aveva conosciuto nella sua vita, nella sua carriera, erano magistrati che la mafia in buona parte corrompeva, intimoriva, intimidiva e sapeva che non avrebbero mai fatto sino in fondo la loro parte. Se non ci fosse stato Falcone, la storia di Buscetta non ci sarebbe stata, ma non ci sarebbe stata la storia di Falcone se non ci fosse stato Tommaso Buscetta. Se noi non capiamo questo legame, non capiamo niente di tutta questa storia della mafia. Le prove arriveranno. Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Continuiamo. Da questo. Questo è Bagarella Leo Luca. Ha ucciso lui personalmente Boris e Giuliano. E questo è il Papa, Michele Greco. La deposition de Buscetta permet au pôle antimafia d'arrêter près de 600 mafieux et de préparer un procès historique baptisé le maxi-procès. Il débute le 10 février 1986. Un tribunal, collé à la prison de Palerme, est construit spécialement pour l'occasion. Des moyens exceptionnels sont mis en place pour ce procès hors normes. Salvatore Cusimano, à l'époque jeune journaliste, couvre l'événement pour la télévision italienne. La mafia aveva abituato questo paese ad aggressioni militari in grado di neutralizzare qualsiasi tentativo di difesa. Ecco perché era importante realizzare una struttura assolutamente blindata, sicura, che fosse a prova anche di attacchi con Kalashnikov o con armi addirittura militari più pesanti, come se fosse un vero e proprio bunker militare. Ciò che rende unico a questo maxi processo è che per la prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa. Era una cittadella della giustizia assediata, con gli elicotteri in cielo che controllavano le principali vie d'accesso della città, l'autoblindo, ripeto, da una parte e dall'altra della strada, centinaia di militari armati come se si fosse in guerra. Imputato Badalamenti Emanuele, non presente. Imputato Bagarella Calogero, latitante. Imputato Bagarella Leo Luca, latitante. Imputato Brusca Giovanni, non presente. Imputato Buscetta Tommaso, non presente. Imputato Calamia Giuseppe, presente. Imputato
Calista, Gaetano presente, imputato Calò Giuseppe presente, imputato Contorno Antonino presente, imputato Contorno Salvatore non presente, imputato Emma Vittorio Presidente, presente. Presidente, l'imputato si è cucito la bocca con ago e filo. Ma chi? Chi? Salvatore Ercolano si è cucito la bocca con ago e filo. Signor Presidente! La fortuna che in Italia non cambiamo quasi mai nulla e l'aula bunker è rimasta intatta dagli anni Ottanta. Dunque avevamo un bellissima location, un bellissimo teatro, non abbiamo avuto particolari problemi, tranne alcuni aneddoti divertenti che al primo giorno di riprese per il maxi processo c'erano circa, non so, 400 comparse prese tutte a Palermo e mi chiamo e dico di venire subito sul set perché c'è un problema. Non ci fanno entrare perché girando in un tribunale hanno guardato le carte d'identità di tutti, la polizia, e hanno visto che ci sono circa 40 pregiudicati, quindi non ci vogliono dare il permesso di entrare. Allora io vado in questura e dico, ma va bene, insomma, saranno, insomma, chiudiamo un occhio, un po' all'italiana, avranno dei furtarelli. Guardi, prende il nome di uno, fa questo accusato di omicidio, questo accusato di traffico internazionale. Quindi lì ti rendevi un po' conto che forse entravi a contatto con qualcosa. Allora, qui sedeva la corte, il presidente, il giudice Alatere e i sei giudici popolari. Alduino Francesco. Questi sono i banchi degli avvocati. Avvocato Enzo Fragalà. Quelle gabbie, è brutto usare questa parola, ma insomma gabbie sono, contenevano gli imputati, i detenuti. Amaro Vittorio. È libero ed è presente. Questo era il posto del pubblico ministero, qui sedevo io. Io spero che noi accusando abbiamo in fondo difeso. Questi verbali sono le prime dichiarazioni di Buscetta a Falcone durante la fase istruttoria del processo. E qui c'è il nucleo di quello che poi sarà sviluppato nel processo. Sono le dichiarazioni di questo importantissimo collaboratore di giustizia, molto dettagliate, molto precise e raccolte con grande attenzione da Falcone. Sono 400 pagine. Tutte scritte da Giovanni Falcone personalmente. Questo era Giovanni Falcone. Falcone. Negare di provare la paura è una bugia. Il problema non è avere paura, il problema è non cedere alla paura. Ma so cos'è la paura, ho imparato, so cos'è. Face à la cour, 360 dangereux criminels parmi lesquels des figures de Cosa Nostra, comme Michele Greco, Luciano Leggio ou Pippo Calo. 119 autres accusés sont toujours en cavale, dont Toto Riina, le parrain des parrains. Mais pour la première fois, la mafia va devoir répondre de ses crimes. Buscetta mi chiama anche a me, quando lui collabora, come mafioso. Mi arrivano 5-6 mandati di cattura. Io ero nel massuno, in quelle più cattivelle, diciamo. Noi, da dentro le gambe, eravamo sicuri che il massi processo finiva bene. Io sono un po' spavaldo, un pochettino tranquillo, anche se avevo associazione, traffico di droga. Pensavo, per come era successo prima, che i magistrati in qualche modo aggiustavano il processo, perché tutto là era. Les mafieux feront tout pour perturber le procès qui prend rapidement des airs de commedia dell'arte. Nel processo, colui che si spoglia nudo, colui che si butta per terra e crede di avere una crisi epilettica, colui che si cuce la bocca, sono rappresentazioni realistiche che sono avvenute realmente, ma rappresentate in modo, non dico comico, però grottesco. Mi scusi, signor Presidente, ma accuso un certo nervosismo dovuto al fatto di avere sempre tutti gli occhi puntati addosso, da stamattina, sia davanti sia dietro. È più in quella chiave lì di una teatralità, che peraltro è una dimensione che mi appartiene molto, cioè la mia formazione, le mie origini sono operistiche della grande musica dell'Ottocento,
che peraltro la mafia amava molto, e anche Coppola, chiaramente, nel senso, non a caso sulla sentenza c'è la scansione del Va pensiero di Giuseppe Verdi. Maxi Processo si è divertito come un matto perché aveva fondamentalmente un teatro a sua disposizione con tutte le comparse, quindi è molto bello lavorare con lui perché non è mai banale, cioè è sempre molto, pretende molto da se stesso e quindi di conseguenza ti spinge a dare tanto. Una buccetta, che dirà? Tommasino! Tommasino! Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con i flash né chiamarlo per nome. Tommaso Buscetta è entrato da quella porta in fondo alla sala. È entrato in aula senza scomporsi, con questo suo volto imperturbabile. Questi capelli ben curati, vestito, aveva un'eleganza naturale che nessun mafioso aveva qui. Quando è entrato c'è stato in aula un silenzio veramente di tomba che si poteva tagliare con un coltello, nel senso che si è capito che era un uomo che ancora godeva di un prestigio e che tutti temevano le sue dichiarazioni. Buscetta era depositario dei segreti che li riguardavano, quindi sapeva per filo e per segno a quale famiglia appartenevano, quali delitti avevano compiuto, quali alleanze avevano stretto, quindi avevano capito che non avevano scampo. Comunque, mi scusi, signor Presidente, evidentemente... Per contrare Tommaso Buscetta, gli avvocati della mafia demandano una confrontazione con Pippo Calò, l'ancien chef e meilleur ami di repenti. Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, tutto quello che stai raccontando, tu e io ne abbiamo parlato. Cosa? Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre ti annuncio, continua ad essere sempre sulla legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. La cosa estremamente interessante è che, finito questo confronto, si alzarono tutti gli avvocati che avevano richiesto gli altri per dichiarare che rinunziavano. E io infatti dissi al mio collega: signorino, questo processo non lo possiamo perdere. Lì capimmo che il processo sarebbe andato felicemente in porto. Au bout de presque deux ans de procès, le verdict tombe. La corte d'assise prima di Palermo dichiara: prison à perpétuité pour les principaux parrains et 2600 années de prison réparties entre les autres condamnés. E prendo in primo grado 18 anni e in secondo grado in appello 16 anni. Con Buscetta dopo io lo rivedo quando io collaboro, perché dopo io collaboro nel 1991. Le maxi procès marque une victoire inédite de la lutte antimafia sur la pieuvre. Ivre de rage, Toto Riina, le chef de Cosa Nostra, prépare une vengeance contre le juge Falcone qui va secouer toute l'Italie. Non volevo fare una cosa all'americana, non volevo fare una cosa così, una semplice esplosione. Allora abbiamo pensato di vedere l'attentato all'interno dell'auto di Falcone. Naturalmente per fare questo poi l'immagine è stata elaborata con tecniche digitali, per cui mi piaceva come se la macchina da presa stesse all'interno dell'auto e che saltava per aria e poi ripiombava sull'asfalto. La cosa che mi ha colpito è che sapevo di avere soprattutto la macchina da presa alle mie spalle. Quindi
questa sensazione di, da un lato, di dover raccontare con la nuca, con le spalle qualcosa, dall'altro lato la sensazione appunto di la nuca, le spalle, mi evoca qualche cosa che non controlli. Le spalle di un uomo raccontano molto, perché raccontano molto della vita che fai. 500 kg d'explosifs dissimulés sur la route de l'aéroport de Palerme. Le juge Falcone, sa femme et ses trois gardes du corps sont tués sur le coup le 23 mai 1992. Mi ricordo perfettamente del giorno in cui c'è stata la strage di Capaci. Mi ricordo perfettamente che i miei genitori avevano da poco attraversato quel tratto di strada. Ricordo che stavo studiando, mi stavo preparando per la maturità e che non riuscii più ad andare avanti. Penso per tutti noi palermitani, per la società civile palermitana, quel giorno lì è stato il buio. Era come se improvvisamente fosse stato tolto il futuro. 57 giorni dopo l'assassinato del juge Falcone, c'è suo collega, il juge Borsellino, che è tué lui aussi dans un attentat. Toto Riina, il commanditaire de ces meurtres, de ceux de la famille de Buscetta et de centaines d'autres, est finalement arrêté en janvier 1993, après plus de 20 ans de cavale. Io pensavo alle donne, è vero. Tu andavi a letto sempre solo con tua moglie, perché tutto il tuo tempo era per Cosa Nostra, per essere la star, il capo dei capi. E adesso stai chiuso dentro una gabbia e ci resterai tutta la vita. Riina, si diverte? Allora ci dica perché si diverte. Non commento. L'ho trovato ben fatto. Però, mentre noi facevamo i magistrati, Bellocchio fa il regista, fa un film. Quindi è chiaro che la figura di Buscetta, che ci dà Bellocchio, è una figura un po' romanzata, in cui Buscetta è un po' l'eroe dei due mondi, quasi, no? E questo, nella mia logica di magistrato, però nella mia logica di spettatore di un film, mi è andato bene, insomma. Ma sicuramente c'è una simpatia, però io mi sono sempre non preoccupato nel film. Ho voluto sottolineare che Buscetta non è un eroe, non volevo descriverlo come un eroe, ecco. Infatti il finale, che scopre il Buscetta più giovane, che in passato a sangue freddo ha ucciso un condannato a morte dalla mafia, ricordiamo al pubblico che è stato un assassino, è stato qualcuno che ha commesso dei gravissimi delitti. Credo che vedere un film su un criminale col quale in qualche cosa puoi provare, per il quale puoi provare anche empatia, fa domandare a te stesso cosa senti, cosa scegli. E lo allontani dal cliché del fatto che il cattivo è cattivo tout court, tutto il tempo, ed è qualcuno con cui tu non avrai a che fare, così ti... Ma se c'è una persona che ammiro e che continuerò ad ammirare nella mia esperienza di italiano, è Giovanni Falcone, non sarà mai Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta continuerà de révéler d'autres secrets sur la mafia e collaborerà même avec le FBI. Il passerà la fin de sa vie aux États-Unis avec une nouvelle identité et un nouveau visage grâce au système de protection des témoins. Traqué jusqu'au bout par la mafia, il meurt finalement d'un cancer le 2 avril 2000, à l'âge de 72 ans. Le journaliste Saverio Lodato l'a rencontré quelques mois avant sa mort. Il a écrit avec lui un livre testament intitulé « La mafia a gagné ».
quando io lo incontrai, lui non solo non era pentito, era orgoglioso di avere parlato, era molto amareggiato che il suo pentimento non fosse stato sufficiente. A distanza di 20 anni, noi non possiamo dire che la mafia sia stata sconfitta. Ma dov'è che la mafia ha vinto davvero? Ha vinto nel suo rapporto con la politica. Oggi nessun partito parla più di lotta alla mafia. Che in Italia si può continuare a fare la lotta alla mafia all'infinito, ma non bisogna mai salire di livello. Non bisogna mai toccare il livello dei rapporti con la politica. Le traître a été un succès en Italie. Aujourd'hui, Marco Bellocchio continue de s'intéresser aux périodes sanglantes de son pays. Il tourne actuellement sa première série sur l'assassinat de l'homme politique Aldo Moro par les Brigades Rouges, sujet qu'il avait déjà traité dans un long métrage en 2003. Le réalisateur de 81 ans serait-il prêt à continuer son travail sur la mafia? Un altro film? Ma non, io devo misurare molto anche il mio tempo, perché insomma ho una certa età. E quindi adesso non ho in programma di fare il seguito del traditore. Non ancora. Chissà però.